Allora, 10 agosto 2024, ottavo giorno delle Orta 10 in 10, siamo con il numero uno, anche se l'ha tolto, il nostro mentore, il socio più entusiasta della Orta 10 in 10, per questo le ha sempre sostenute e ha sempre avuto il numero uno, Ferdinando Gambelli. Ferdinando Gambelli, che adesso ci racconta un paio di minuti di lui, da dove viene, cosa faceva e i suoi sogni, quali sono stati e quali saranno. Sono Ferdinando Gambelli, sono di Ancona e vengo da 9 anni di seguito qui al Lago d'Orta a fare questa 10x10 perché è una bellissima esperienza sia che di maratona che di vacanza. La location penso che sia una delle più belle che c'è in giro. Io ho girato quasi tutta l'Europa, è un intrattenimento che c'è dopo la maratona, non si trova da nessuna parte. E poi ogni tanto vedo che vengono cambiati i posti del dopo maratona, e questo di quest'anno devo dire che io lo preferisco, perché anche se è più ristretto come spazio, però si gode di più la spiaggia, c'è possibilità di fare la doccia, mi sembra anche un ambiente migliore di là. Questo è il mio pensiero, qualcuno può non essere d'accordo, ma io dico quello che vedo. Tutto qua. E poi le mie prossime avventure è arrivare, come già ho detto in precedenza, arrivare a 1000 maratone. Se è possibile la vorrei festeggiare qui al Lago d'Orta. Sto facendo tutti i programmi anche a lunga distanza da poterla far ricadere qui, in modo che il club con l'organizzazione che c'ha me la può fare una bella festa. E allora se è possibile lavoro per questo. Ti aspettiamo. Tu da tanti anni che vieni qua, anche con tua moglie, quest'anno non c'è, ci ha aiutato tanto, la chiamavamo il maresciallo, perché quando siamo partiti nell'altra location faceva tutta la guardia alla portineria, chiamiamola così. E in questi 9 anni, perché la prima non l'hai fatta, come l'hai vista crescere, come l'hai vista anche un po' cambiare, perché all'inizio non c'erano tutti questi stranieri, adesso è diventata un po' cosmopolita, e magari perché secondo te è più facile che venga uno straniero rispetto a un italiano? Allora, il totale dei partecipanti negli anni è cresciuto, è vero che ci sono meno partecipazioni degli italiani, però gli stranieri, si è sparsa anche la voce, io che vado anche all'estero a fare queste serie da 10, se ne è parlato e sono venuti in molti. In Austria sono, mi pare, 11-12 partecipanti, e ci ho già parlato, tutti sono rimasti entusiasmi del posto, di questo paradiso terrestre che c'è. E gli italiani, non lo so, forse anche perché chi è che ha fatto questa esperienza l'ha già vissuta, penso che vada da altre parti. Però tutto sommato vedo che gente c'è, e chi è che viene è entusiasta. Tutto qui, non c'è altro. Però penso che, come detto, un paradiso come questo non si trova in giro. Ecco perché con il tempo anche all'estero verrà sempre. Gli italiani, qualcuno viene, qualcuno no, ma tanto le cose cambiano. Però è cresciuta negli anni. Si cerca sempre da migliorare, anche se delle volte questo miglioramento magari non si percepisce. Però ci si mette la buona volontà, come quest'anno che è stata cambiata, questo per me è migliore dall'ultima. La più bella di tutte erano le prime, però adesso è nell'impossibilità da poterla frequentare. Però ecco, se dovessi fare una scelta, per me questa è l'ideale. Grazie Fernando, capisci anche, e queste evoluzioni sono evoluzioni in positivo che facciamo sempre per dare qualcosa in più, magari c'è qualcosa in meno, però c'è sicuramente sempre qualcosa in più. Per cui stai con noi fino a 1000 almeno, dai. Spero anche di più. Dai. Grazie Fernando.